Ragazzi, bentornati in un nuovo episodio di Imperator Rome. Allora, qui siamo in guerra contro questa gente qua. Un po' di staterelli arabi, direi. Stiamo cercando di espandere l'influenza dell'Egitto in maniera tale da poter andare poi a conquistare quella che è la Frigia. In maniera importante, la Frigia sta già facendo guerra all'impero Seleucide, quindi è forse anche un buon momento per rivolgersi ai nostri amici della Frigia. Perché abbiamo dei claim ovunque qui, abbiamo dei claim ovunque, ricordo. Quello che vogliamo, signori, quello che vogliamo. Però verrebbero un botto di gente dalla loro parte, quello è il grosso problema. Piccolini, però dà fastidio tutti insieme. Però qui c'è un problema, stiamo combattendo una guerra e non sta andando proprio benissimo per adesso, lato battaglia. Però questa è vinta con una grossa perdita dal nostro lato. Ok, dobbiamo correre subito in aiuto dei nostri amici, compagni. Consolidiamo le cohort. Ok. No, ci hanno attaccato, ma non le hanno prese. Le hanno prese malissimo, malissimo. Allora, qui falange, anzi no, skirmishing, che è 71%, molto meglio. Ok, scendiamo qua, anzi qui. Molto bene, molto bene, molto molto bene. Andiamo a incontrare questi qua che arrivano, tra poco arriveranno a riprendersi questa città, infatti. Guardali qua. Mettiamo più 5 sempre. Ptolemy, oh Dio, no. Anche lui. Un'infection, speriamo guarisca. Speriamo guarisca, che resistiamo anche a questo assalto. Che beh, 42% mi girano le palle, mi girerebbero le palle perdere l'assedio, ma no, siamo ancora vittoriosi, sempre più vittoriosi. Per quale motivo devi fare il giro del mondo? Non può passare, vabbè, come vuoi. Stanno continuando a vomitarci dentro eserciti. Oh, il siege è finito, ok. Possiamo muoverci liberamente, perfetto, molto bene. Andiamo giù. Ok, siamo a meno 13 perché dobbiamo prendere tutta la provincia, ci vuole un po' di tempo. È un po' rischiosa quella, la Phalanx o Deception, 100% di effectiveness. Dai, vediamo come va. Nel caso. Va molto bene. Oh là là. Mamma mia, mamma mia, i danni, i danni. Li abbiamo ammazzati male. Sono molto contento di questa cosa. Li stiamo stradevastando. Molto bene. Molto bene, sono molto contento. C'è un altro forte qui. Andrei direttamente a piazzarmi qua molto, molto candidamente. Ok, siamo sempre in guadagno, vorrei farvi notare. Guadagniamo 18 al mese. Possiamo andare avanti in invention, military artisans, primary revenue, improve relation, diplomatic reputation. Perché no? Vediamo se riusciamo a dare una mano a questi 4.000. Non facciamo in tempo a dare una mano, però gli sbarazziamo gli stronzi che sono arrivati. Ministero di Eccellenza, National Tax più 10%. Guadagniamo 10 loyalty e 100 ducati. 100 sestazzi se le picchia lui, no, no. No, no. Intanto qua stanno arrivando a farci la pelle, ma non va proprio così. Ok, le due battaglie stanno procedendo bene. Le stiamo vincendo entrambi. Grosse perdite da ambo le parti. Ma abbiamo inferto un altro duro colpo al nostro avversario.
Perfetto, perfetto. Peccato che i nostri alleati siano utili come un dito nel sedere. Potrei prendere dei mercenari perché il manpower sta andando giù, like never before. Come si reclutavano i mercenari? Ah, ok, così. Potremmo prendere 19.000 mercenari, 50 ed Elder Sample Antifutter Notice. 13 al mese. 103. Wow, co Diaz! Prendere dei mercenari costa tantissimo. Li prendiamo proprio come ultima soluzione. Questi 2000 si suicidano? Sì. Non sono più 2000 e non si suicidano più. Shit. Oh, fuck. Ah, 100% è sempre la migliore. Si stanno vomitando addosso uomini. Ah, però ce ne hanno vomitati 2000 subito, che vanno male. Poi questi li portiamo indietro. Insieme a questi, direi. Sì, perché non mi fido molto. Ok, meno 7%, questo forte sta per cadere. Credo che con l'aggressive expansion non dovremmo troppo forzarci la mano. Una pace in questo caso. War Goal Controls. Ok, si sta ticchettando in nostro favore. Ok, perfetto. Sue for peace. Noi abbiamo vinte tutte, loro ne hanno perse tutte, quindi ne potremmo prendere. Ah, bisogna prendere i forti prima di fare gli spocchiusi, va bene, prendiamo i forti allora. Dovremmo resistere qua, se dovremmo resistere qua, dovevamo resistere, mio Dio. 7-7 contro 6-8, attenzione. Arriveranno altri 1000 dei nostri colleghi, dei nostri compari. Siamo 7-4 contro 7-5. L'effectiveness è pareggiata. Ok, abbiamo un 100% di disciplina tutte e due. Strano perché dovrei avere il mio valore, però attenzione, loro hanno meno 1 in attacco, hanno più 1 perché hanno il generale più forte. Vediamo i dadi. Dadi malino. Però stanno arrivando altri 3000 loro, poi li stiamo comunque abbattendo, va benissimo. Forti perdite dalle nostre parti, ragazzi, forti perdite. Andiamo a 3 di velocità. Ah, vedo che si è buggato il coso qui, bene. Non so più se stiamo andando a più 5 o a 4, vabbè, ok. Abbiamo vinto. Ops, shit. Ok, continuiamo con la presa dei forti. Questi 9.000 poi si spostano in avanti, io mi sposterei in su. Cercando di intercettarli quelli, perché non vorrei che ci facessero poi. Ah, adesso è tornato visibile la velocità. 14.000, attenzione. Siamo qui. Stiamo fermi. Consolidiamo.
hanno splittato. Ci vengono ad attaccare. Questi qua, se sono furbi, attach the unit. Ok, stanno arrivando. Ok, ci difendono, va bene. The grass is greener. Charion gets preparing for war. Local freemen. Ok, gente che si prepara alla guerra. It's always beautiful. Vediamo se si vanno a suicidare. 3, 2, 1. Si suicidano, signori. Bene. The Siege of Dedan is won. Yeah, baby. Adesso andate a morire voi, stronzi. Non scappare. Vincitori, andiamo giù. Andiamo, vediamo se si attaccano. Ok, sì. Questo problema di roba universale è che non si attaccavano mai le unità. Ok, ora di forte in forte, signori. La forza egiziana si sta facendo veramente avanti nell'Arabia più profonda. Questo mi piace molto. Qui però abbiamo dei problemi. Attenzione, attenzione, attenzione. Come mai? Abbiamo anche un più 3%. Erano di più? Erano meglio armati? Cosa sta succedendo? Vinceremo quella battaglia? Sì, perché sono troppo pochi loro. Biblos. Research point più 5%. Accettiamo. E la vinciamo per il rotto della cuffia, signori. Che battaglia campale. Abbiamo perso un sacco di unità. Manpower. You are decreasing, my friend. Qua meno 35 qui di siege. L'altro è qua di forte. Ok, fatemi capire. Come pace, cosa gli potrei chiedere? Dedan e Arabia Ictica. Potrei chiedere a queste due province. Ah, ma se questi stronzi fare super peace, non dobbiamo avere 10 di war score. Non siamo in capitale. Però se gli prendiamo questo forte, di certo li possiamo buttare fuori dalla guerra. Sono indeciso su come espandermi. Abbiamo un aggressive expansion di 14,72. Per fare quello che vorrei fare io, cioè prendere tutta la Lithian. Manca ancora Eroe e Aranè. Oh, quando abbiamo finito di prendere quel forticino qui andiamo a Eroe Irene. E poi ci spostiamo ad Arane. Tamud. Sono altri avversari, signori. Più 5, velocità 5 direi si può tranquillamente fare. Un po' lenti a muoversi. Military Tradition. Oh, bene, bene, bene. Light Infantry Discipline, Heavy Infantry Morale, Core Starting Experience, Experience Decay meno 15. Okay, give the following effort. Light Infantry Cavalry Discipline, sì, prendiamo questo. Ok, ora 1200 serve. Abbiamo Attrition Weight, un più 10% agli IPs, molto bene. Molto, molto bene. Pretender support. The following people support one of the pretenders. Tu, che cazzo fai? Bribe. Però è loyalty. Demand. Va bene. Non rompere i coglioni.
Ancora? Spero abbia capito lo stronzo. Ok, li schiantiamo facile, perfetto. E anche imprigionato. Qua poi li butto fuori dalla guerra, non mi interessa più niente. Li prenderò un'altra volta, non è un problema. Perché sarebbe bello poter arrivare anche da qui all'impero Seleucide. Ora, qui la guerra sta impazzando, la Frigia sta cercando di tenere testa. Frigia, ricordo che detiene anche la maggior parte delle città-stato greche sotto il suo controllo. E non è una bella cosa. Che rischione. Così va un po' meglio. The Olympic Games. Allora, Kiatid è imprigionato. O mandiamo Filonid? È l'arcisomatofilax. Mandiamo Nicocreon. Quindi sì. Pissimile. Ok, dobbiamo velocizzarci e prendere quello che vogliamo. Si è liberato un posto. Fanno tutti cagare forte, forte, forte. Meno 1, meno 10, meno 2. Oh shit. Mettiamo lui che se non è molto fedele, cazzo. Prendiamo uno di corruzione. Ma almeno, vabbè, va, Dio, già 69. Vediamo. Sì, lo so. Che li abbiamo aperti. Non. Allora. Sue for peace. Ah, beh, ci dà tutto questo, quindi. Non li prendiamo tutti, ma insomma, insomma. Io direi che questa guerra si può chiudere qua, perché ci ha drenato di manpower come poche altre cose. E va bene. Perfetto. Direi che va bene così. Abbiamo decisamente distrutto quelle che erano le forze nemiche. Supply limit è veramente infimo. Io lascerei tutto qui così com'è. Mi sposterei qua, a Pelusion, e con loro mi sposterei a Memphis. Disloyal Province, Dedan, ok. Devo capire poi come gestire questa cosa. Assolutamente. E comunque ci vediamo nel prossimo episodio. Vediamo un attimo come gestire l'Egitto sempre più grande, signori. Si è già preso parte della costa araba. Ma noi abbiamo un'idea un pochino più interessante. La Frigia, che in guerra con l'impero Seleucide, può essere sicuramente qualcosa di interessante, perché loro, vediamo, impero Seleucide e la Partia. A tutti questi subject saranno ostici, ma possiamo farcela. Nel prossimo episodio vediamo se muovere guerra o consolidare un attimo il nostro impero, o magari svolgere la nostra guardia sud, ma è inutile perché qui abbiamo dei claim e dobbiamo sfruttarli, secondo me. Quindi ragazzi, al prossimo episodio, state con me, alla prossima.